Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlare di due mazzi di tarocchi veramente particolari, unici nel suo genere, che sono i tarocchi del momento precedente e i tarocchi del momento successivo. Vi faccio vedere prima di tutto le scatole. Questi sono i tarocchi del momento precedente, Before Tarot, e poi i tarocchi del momento successivo, che sono gli After Tarot. Questo è un mazzo che io vi avevo già fatto vedere in un altro video, quindi c'è un video tutto dedicato a questo mazzo di carte, però risale a parecchio tempo fa, perché quando io avevo girato questo video non erano ancora usciti i tarocchi del momento precedente, quindi diciamo che le informazioni che vi ho dato in quel video non sono del tutto complete per il semplice fatto che esisteva solo uno di questi due mazzi. Però andiamo con ordine perché voglio spiegarvi prima di tutto che cosa sono questi due mazzi, a cosa possono servire e come si utilizzano. Come vi dicevo, sono mazzi di tarocchi del momento precedente e del momento successivo e adesso vi spiego in che senso. Sono stati creati da Pietro Alligo che partendo dai mazzi tradizionali Rider-Waite ha fatto delle ipotesi. Si è chiesto che cosa sarà accaduto prima della scena tradizionale del Rider-Waite e che cosa potrebbe accadere dopo. E sappiamo che i tarocchi hanno una grande tradizione, una grande storia che non ha mai abbandonato le sue radici, seguono dei passaggi particolari, sono un cammino evolutivo, quindi ci sono delle fasi che vanno rispettate in un certo modo. Questi mazzi in un certo senso stravolgono un po' le cose perché ipotizzano un prima e un dopo. Attenzione, non è che con i tarocchi tradizionali non si possa ipotizzare un prima e un dopo, perché comunque quando si fa una stesura si va a indagare il passato, si analizza il presente, si ipotizza il futuro. Quindi questo accade, però accade in base a determinate interpretazioni, in base alla nostra intuizione. Invece in questo caso le carte ci mostrano proprio visivamente che cosa potrebbe essere accaduto prima e che cosa potrebbe accadere dopo. Ovviamente è un'ipotesi dell'autore di questi mazzi di tarocchi, è soltanto una sua interpretazione, però è molto interessante studiarlo e secondo me stimola molto l'intuizione. Partiamo subito dal mazzo di tarocchi del momento precedente, quindi il Before Tarot. Vi ho lasciato giù in info box i link qualora li vogliate acquistare. Questa è la scatola. Adesso poi vi faccio vedere le carte, però prima voglio spiegarvi un attimo come funzionano e che cosa sono. Intanto voi dovete prendere sempre come punto di riferimento i tarocchi Rider-Waite tradizionali, perché senza quelli è molto più difficile poi riuscire ad interpretare le diverse scene, a meno che non le abbiate stampate nella mente e conosciate a memoria ogni singolo simbolo, è meglio che voi le teniate comunque davanti. Quindi partendo dal Rider-Waite, perché fa riferimento solo a quel mazzo di tarocchi e non ad altri, voi potete ipotizzare le scene precedenti. Quindi praticamente vi svelano che cosa è accaduto un momento prima. Quindi i concetti chiave sono anticipazione e lungimiranza. In un certo senso è il punto di partenza del viaggio, perché sappiamo che i tarocchi sono un viaggio, sono un cammino evolutivo. Ovviamente questo è un mazzo che potrebbe essere utilizzato benissimo da solo, come mazzo tradizionale, però siccome le figure sono tanto diverse, soprattutto se siete principianti, potreste poi restare confusi. Quindi io non vi consiglio di usarlo come mazzo normale, ma proprio come mazzo di studio oppure come mazzo per fare delle interpretazioni che possono aiutarvi a capire meglio passato, presente e futuro in una chiave diversa da quella tradizionale. Intanto vi faccio vedere alcune carte, però alla fine del video farò degli esempi pratici e concreti per farvi capire meglio. Poi, essendo questo un mazzo completo con arcani maggiori e arcani minori, ovviamente ci sono tutte le carte, quindi ci sono anche gli arcani minori. Io ve le faccio vedere un po' velocemente perché ho tante cose da dirvi e perché voglio farvi poi l'esempio pratico, quindi non vorrei perdere troppo tempo nell'illustrarvi le carte, però comunque credo che si trovino anche facilmente su Google se volete vedere proprio qualche immagine così di esempio. Adesso vediamo i tarocchi del momento successivo, After Tarot. Questi vengono anche chiamati i tarocchi del dopo.
e rappresentano il momento immediatamente successivo a quello tradizionale. Quindi ci si chiede che cosa accadrà dopo. In questo caso ci si focalizza sui concetti di conseguenza e di evoluzione. Quindi, mentre i tarocchi del momento precedente si concentrano sui concetti di anticipazione e lungimiranza, quelli del momento successivo si concentrano su conseguenza ed evoluzione. Intanto vi faccio vedere un pochino velocemente altre figure, in modo che possiate rendervi conto se avete presente magari il Rider-Waite tradizionale. Vedendo queste carte, capirete qual è l'ipotesi del momento successivo. Comunque sono carte che io ho preso più che altro da collezione, le ho prese perché sono veramente uniche, veramente particolari, ma devo dire la verità, a livello di studio per allenare l'intuizione, spesso le utilizzo perché mi piace comunque fare delle ipotesi utilizzando queste carte. In sostanza si possono utilizzare per esplorare in un modo nuovo, che sia diverso da quello tradizionale, il passato, il presente e il futuro, dando proprio un tocco innovativo, qualcosa di creativo quasi, perché comunque l'autore ha avuto sicuramente molta creatività nell'ipotizzare queste scene precedenti e successive a quelle tradizionali. In questo modo, ogni volta che osserviamo una carta per interpretarla, non vediamo solo la sua essenza momentanea, ma ne esploriamo le radici, passato, e i frutti, futuro. Quindi è molto interessante proprio questo allenamento mentale. Inoltre, secondo me, queste carte, prese proprio come materiale di studio, sono molto utili per tre motivi specifici. Il primo è che trasformano la nostra percezione di un arcano. Invece che essere visto come una fotografia, quello che accade in ogni carta viene spontaneamente interpretato come una storia. Quindi, in un certo senso, stravolge la nostra percezione, perché non vediamo solo un momento, ma vediamo proprio una storia, come una situazione in evoluzione, che ha un passato, che ha un presente, che ha un futuro e che ci viene suggerito, quindi non è basato solo su quello che noi interpretiamo e sulla nostra intuizione, ma ci viene proprio dato un suggerimento pratico, quindi può essere veramente utile per ampliare le prospettive. Il secondo motivo è che suggerisce e guida l'intuizione a tenere conto dei legami tra gli eventi e le loro conseguenze, quindi praticamente sposta l'attenzione dell'io dal passato al presente e dal presente al futuro. Quindi, in un certo senso, sposta lo sguardo dell'io interiore dal passato al presente e dal presente al futuro, e lo fa in un modo diverso da quello tradizionale, quindi riesce a farci avere maggiori interpretazioni, maggiori intuizioni e maggiori prospettive. E il terzo motivo è che fa emergere quali sono le diverse cause del presente, quindi come siamo arrivati in una determinata situazione, e amplia la mente sulle diverse possibilità del futuro. Le tre domande principali da porsi con queste carte sono: da dove arrivo, dove sono adesso e dove sto andando. Come vi dicevo prima, questi sono mazzi unici, sono mazzi veramente particolari che vanno utilizzati in un determinato modo e soprattutto a scopo di studio e di allenamento dell'intuizione. Però spostano lo sguardo da una visione monodimensionale a una visione pluridimensionale del tempo. Quindi, secondo me, sono interessanti proprio per questo e decisamente ampliano le prospettive. Adesso io però voglio farvi degli esempi pratici e concreti in modo da farmi anche capire meglio, da farvi proprio vedere come si potrebbe interpretare una stesura con queste carte. Ovviamente non parlo di una stesura vera e propria, ma di una stesura che serve a voi per allenare l'intuizione e per studiare sempre di più le carte nelle loro diverse prospettive e possibilità. Quindi voglio darvi una piccola guida per poter interpretare in qualche modo le carte utilizzando questi mazzi. Intanto dovete avere il Rider-Waite tradizionale, perché senza quello andate poco lontano, e poi sarebbe meglio avere entrambi questi mazzi di carte, sia quelli del momento precedente che quelli del momento successivo. Io adesso vi farò vedere tre scenari diversi, quindi con tre carte diverse, con tre storie diverse. Faremo un'ipotesi interpretativa e vediamo che cosa esce fuori.
Partiamo subito con un esempio classico che è la carta del matto, poi vi farò vedere altri due esempi in modo da avere tre scenari diversi. La carta del matto nella sua versione tradizionale la conosciamo bene, vediamo questo viandante con la sua bisaccia che sembra contenere esperienze del passato sull'orlo di un precipizio, ha in mano una rosa e un cane che sembra richiamare in qualche modo la sua attenzione. Ma come ci siamo arrivati a questo punto? Quindi andiamo a prendere i tarocchi del momento precedente e noi vediamo che c'è questa figura. Quindi il viandante che cosa fa? Stava camminando per strada, viene attratto da una rosa, si avvicina per coglierla e c'è questo cane che sembra che stia richiamando la sua attenzione, come se volesse avvisarlo di qualcosa. Ma di che cosa? Forse del precipizio? Intanto vediamo che ha colto la rosa, perché comunque ce l'ha in mano, però sembra che non gli stia prestando tanta attenzione, tanto è vero che la tiene dietro di sé, con la mano comunque dietro di sé, non la sta guardando, non la stanno usando, l'ha colta, sembra quasi che stia portando una specie di trofeo. Vediamo che cosa accade dopo. Vediamo che il precipizio effettivamente c'era. E lui si è appeso a questo precipizio, però non sembra spaventato, sembra sereno. Sta tranquillamente annusando la sua rosa e vediamo che la sua bisaccia è caduta a terra oppure l'ha posata lui a terra, questo non lo sappiamo. Quindi in conclusione noi cosa vediamo? Una persona che si è messa in cammino, è stata attratta da qualcosa, qualcosa che magari gli piaceva, l'accoglie senza farsi influenzare e ignorando gli avvertimenti. Questo lo porta però sull'orlo di un precipizio che può provocare delle cadute, però c'è anche desiderio di avventura, di sperimentare, in fondo un piccolo bagaglio di esperienza ce l'ha, che cosa potrà mai succedere? Poi vediamo che il precipizio in effetti c'era, però non sembra pericoloso, comunque non lo ha messo a rischio perché non è spaventato, sta assaporando la sua conquista perché sta annusando la sua rosa e lascia cadere il passato perché la sua bisaccia è a terra. Non si sa in realtà se l'ha lasciato cadere lui oppure se ha perso qualche cosa, però in ogni caso quello che noi vediamo è una persona serena, perché non sembra spaventato, non sembra agitato, non sembra comunque neanche in particolare pericolo, quindi tutto sommato una persona che magari è stata anche un po' immatura, forse si è messo a rischio, ma alla fine, in conclusione, tutto sommato lo vediamo abbastanza tranquillo e forse anche soddisfatto della conquista fatta. Vediamo il terzo scenario con la carta della torre. Sappiamo che simboleggia un possibile crollo, un possibile pericolo, qualcosa comunque di poco piacevole che sta per avvenire. Però vediamo che cosa è successo prima. Vediamo che in questo caso la torre sembrava un rifugio durante una tempesta. Vediamo che ci sono i fulmini e qui vediamo che ci sono delle persone che stanno raggiungendo la torre, come se effettivamente volessero ripararsi. Però poi cosa accade? Vediamo qua che la torre viene colpita perché comunque va in fiamme e le persone che si erano rifugiate dentro cadono. Vediamo che stanno precipitando giù dalla torre. Vediamo che cosa accade dopo. Qui ci ritroviamo davanti a uno scenario catastrofico perché la torre, oltre ad aver preso fuoco e essere andata in fiamme, è stata colpita da un fulmine, eccolo qua, che l'ha tranciata a metà. Quindi il crollo in questo caso c'è stato. Le persone che stavano precipitando sono arrivate al suolo e sono assolutamente inerti, quindi diciamo che non era un buon rifugio. Le persone che hanno scelto di entrare nella torre per rifugiarsi non hanno fatto una buona scelta perché si è rivelata comunque la struttura sbagliata nella quale rifugiarsi, quindi può simboleggiare appunto una cattiva scelta con un esito assolutamente negativo. Vediamo un altro scenario, l'eremita, altra carta che nella sua tradizione significa riflessione, significa che c'è una persona che ha bisogno di restare un po' da sola, lontano, dalla socialità, lontana dalle altre persone, perché ha bisogno di riflettere, ha bisogno di trovare una strada, ha bisogno di fare luce su determinate cose e quindi si è un pochino isolata, è una persona che ha bisogno di tempo, ha bisogno di meditazione, ha bisogno di attesa. Ma come ci è arrivato? Vediamo che cosa è successo prima. Prendiamo la carta e vediamo l'eremita che coglie una stella dal cielo. Ha una lanterna che è vuota, quindi non sta ancora facendo luce e lui invece ha bisogno di fare luce su determinate cose, quindi cosa fa? Raccoglie una stella. Poi ai suoi piedi c'è un serpente.
che si è in qualche modo arrotolato. Se fosse messo in orizzontale potrebbe anche simboleggiare l'infinito, perché ricorda un po' il simbolo dell'infinito, però in realtà è in verticale, quindi non sappiamo quale potrebbe essere questo significato. Quello che posso dirvi è che a livello simbolico il serpente simboleggia la guarigione, quindi lui forse sta cercando questa guarigione, sta cercando di comprendere qualcosa, di sentirsi meglio. Vediamo però che cosa accade dopo. Infatti, vediamo che sta cercando di fare luce su qualche cosa. Vediamo poi che cosa succede dopo. Intanto, qui vediamo che lui ha utilizzato la stella che aveva preso dal cielo per fare luce. Non ha più il bastone al quale si stava appoggiando, ma c'è un serpente, lo sta tenendo in mano, come se effettivamente l'avesse trovata questa guarigione, perché il serpente, come vi dicevo prima, simboleggia la guarigione. Ed è apparso un lupo, importantissimo questo lupo, perché dal punto di vista simbolico simboleggia la socialità, il gruppo. Quindi forse è guarito, forse è pronto per tornare nel mondo. Ha fatto le sue riflessioni, ha cercato di illuminare la sua strada e ora è pronto a tornare nel mondo. Queste sono le mie interpretazioni, le mie tre ipotesi di storia, però poi magari voi se le utilizzate potreste addirittura averne delle altre, tirare fuori elementi diversi, perché il bello di queste carte è proprio il fatto di non avere un manuale preciso, una linea guida ben definita, ma di giocare molto sull'intuizione, sull'interpretazione personale. Fatemi sapere nei commenti se le avete mai utilizzate, se in generale vi incuriosiscono. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.